Ciao ragazzi, io sono Riccardo e questa è una lastra da 1,5 mm di acciaio. Cosa ci faccio con una lastra di acciaio in mano? Beh, voglio farvi vedere come sono riuscito ad incidere una fotografia con un incisore laser. Quale incisore laser, ragazzi? Sua maestà Atomstack A10 Pro. Ragazzi, stiamo parlando di un incisore laser da 10 watt della Atomstack, quindi marchio leader nel settore, che mi ha permesso di incidere sul metallo, di incidere anche sul legno e di realizzare dei tagli eccezionali. Guardate cos'altro ho realizzato: un orologio Vespa Garage. Ma adesso vi faccio vedere tutto quello che ho fatto man mano, quindi tutte le varie riprese dettagliate. L'unica incisione per la quale non c'è il mio commento durante la realizzazione è proprio quella durante la realizzazione di questa foto e di questa scritta, perché comunque ha richiesto diverse ore di lavoro e ho fatto diverse prove, perché in base al tipo di acciaio ci possono essere differenze sui parametri. Quindi ho fatto una prima passata con una velocità elevata, 5000 mm al minuto con il 90% di potenza, ed effettivamente, come vedete dalle inquadrature, non è venuta proprio benissimo. Quindi ho fatto una seconda passata con inclinazioni differenti, non ho fatto l'incisione in orizzontale ma con un angolo di 45 gradi prima da un lato e poi dall'altra, e con la seconda incisione, ragazzi, è venuto spettacolare. Ancora poteva venire più scuro, bastava fare semplicemente un'ulteriore passata, ma a me piace così. È acciaio, è lucido, quindi deve mantenere comunque questa caratteristica. E sulla parte bassa, come vedete, ho fatto una scritta, vabbè, c'è un errore con uno spazio in più non fateci caso, però comunque ha inciso benissimo tutti i dettagli. E questo è il bello di questi incisori laser così potenti, con questa precisione incredibile, che ci permettono di incidere su tutte le superfici che si possono incidere o che si possono tagliare con il laser a diodo. Perché per esempio il plexiglass, che mi chiedete in tanti, non si può lavorare con questi tipi di incisori. Si scioglierebbe, farebbe solamente un po' di fumo, si rovinerebbe, ma non si riuscirebbe assolutamente a tagliare, forse colorandolo, ma insomma non è la cosa giusta da fare. Comunque, per quanto riguarda il metallo, oltre a realizzare questa, ho fatto anche una prova su una torcia frontale, quindi questa della True Night, che tra l'altro ho già recensito. Comunque, ho inciso il mio logo sulla parte bassa, e questo è alluminio aeronautico anodizzato con colore nero opaco, e anche in questo caso è venuto benissimo. Quindi adesso vi faccio vedere qualche inquadratura dettagliata, ma soprattutto voglio farvi vedere man mano la realizzazione con i miei commenti durante l'esecuzione di questi tagli. Quindi iniziamo. E adesso in modalità offline, quindi senza l'utilizzo del computer, sfruttando il display incorporato, faremo sia un'incisione che un taglio. Si tratta di un orologio, quindi prima faremo il frame, semplicemente premendo il tastino apposito, e vedremo dove il laser va ad indicare sulla superficie da incidere. Quindi, dopo che ci accertiamo che è posizionato tutto correttamente, potremo procedere. Acceleriamo però il tutto. Ok, in questo caso ho bisogno di una base un poco più larga, perché praticamente l'incisione rischia, una volta che abbiamo eseguito il taglio, di andare a finire sulla superficie, perché la base d'appoggio che sto utilizzando è un poco più piccola. A questo punto premiamo play e avremo la nostra incisione direttamente sul pezzo. Come vedete, c'è quell'orologio che serve appositamente per vedere quanto tempo impiega, per farvi capire che le scene saranno accelerate, ma vedrete effettivamente quanto tempo impiega. Quindi premiamo play sul display, play anche sul nostro cronometro, e abbiamo il tutto. Sulla parte alta avremo la percentuale del progresso di incisione. Da questa parte potremmo anche modificare, variare i parametri, quindi aumentarli oppure diminuirli, mettere in pausa oppure stoppare il tutto.
Ovviamente non essendoci air assist c'è un pochettino di bruciatura, però nelle incisioni laser, a meno che non si tratti di fotografie o di qualcosa comunque di particolare, anche questi piccoli segni di bruciatura, diciamo, fanno parte del gioco. A me non dispiacciono, ma effettivamente in base al tipo di lavoro potrebbero anche dare fastidio. Abbiamo iniziato da soli 3 minuti. Dopo aver fatto il riempimento sta facendo anche il contorno, in modo da definire un po' meglio la scritta, che comunque già era venuta benissimo. Guardate che definizione e che precisione, atom stack. Fantastici come sempre. Nel frattempo il lavoro prosegue, linee nettissime come sempre, atom stack effettivamente, ragazzi, non ha mai deluso sulla qualità. Guardate che risultato, incisione meravigliosa. Diamo un'occhiata anche al nostro cronometro, sono passati 5 minuti, quasi 6 minuti. Guardate con quale velocità sta facendo queste linee nettissime. Il nostro display indica già praticamente l'80%. Questi sono dei piccoli pallini che in realtà dovrebbe riuscire a tagliare, e comunque sì, li sta tagliando, perché si vede il laser che attraversa la griglia e quindi sulla parte bassa esce pure il fumo, quindi il taglio dovrebbe essere garantito al 100%. Questi sono dei tagli realizzati a 200 mm al minuto con il 90% di potenza. Anche il contorno dell'orologio lo sto tagliando con 200 mm al minuto, 90% di potenza. Si vede anche in questo caso il laser che passa attraverso, quindi intravediamo la luce dalla parte bassa, e il fumo che passa da sotto al pezzo, quindi taglio garantito anche in questo caso. E allora sta quasi completando il taglio. Per quanto riguarda la percentuale mi dice 94%, in realtà manca un pezzo da questa parte sulla sinistra fra la scritta Vespa e la scritta Garage. Vediamo anche quanto tempo è trascorso, sono trascorsi 10 minuti, 94%, dai ti prego, fai, ok, va bene, stavo temendo il peggio. Ragazzi, manca ancora il pezzo principale, quello che ritaglieremo fra poco. Ok, lavoro completato in 14 minuti e 25, quindi molto più veloce di quello che aveva previsto Lightburn. Tra l'altro, ragazzi, perdonatemi, ma questo ticchettio è odioso. Quindi passiamo al lavoro successivo. Prima stacchiamo il nostro orologio, che ovviamente si stacca in un attimo, poi dovrò occuparmi ovviamente di staccare tutte le parti più piccole, perché questi sono dei tagli, guardate, sono passati tutti perfettamente. Ma che meraviglia, gli incisori Atom Stack secondo me sono davvero i migliori o fra i migliori. E adesso passiamo al taglio dei loghi, sia della scritta Vespa che della scritta Garage, che poi andranno incollati sull'orologio. Quindi premiamo play, anche questo ovviamente tagliato con un solo passaggio. Vedrete già la scritta Vespa, in realtà è di un altro lavoro, non fateci caso. Ma sto sfruttando lo stesso questa tavoletta dopo averla dipinta di nero, perché comunque poi non si vedrà, o al limite si vedrà pochissimo. Taglio anche in questo caso eccezionale. Già si intravede il passaggio del laser sia dalla parte alta, che ovviamente si capisce dal fumo che passa dalla parte opposta. Ma sono cose dette e stradette ad ogni recensione di incisori laser, quindi vediamo direttamente il lavoro completo. Ok, è quasi completato, quindi sta ritagliando l'ultima delle lettere che compongono la scritta Garage. Il taglio si capisce che è già stato eseguito, però avremo la conferma finale solo adesso. Ok, spostiamo il tutto, togliamo lo zoom e vediamo il risultato. Ok, tagliato perfettamente, si stacca tutto semplicemente toccandolo. Ed ecco quindi l'orologio completo, ragazzi, a me piace da impazzire. L'orologio Vespa Garage, volevo comprarlo ma
costava circa 50 euro. Me lo sono costruito. Va bene, d'ora in poi mi farà compagnia nel mio laboratorio. E adesso torniamo a parlare di incisione sul metallo. Quindi proviamo ad incidere la parte bassa di questa torcia frontale. Sembra una torcia tattica, ma in realtà è una torcia frontale della True Night, che tra l'altro ho già recensito. Non so se il video sarà già online quando guarderete quest'altro video. Proviamo ad incidere il mio logo nella parte posteriore, personalizziamola. Quindi possiamo partire, vediamo quello che otterremo, ragazzi. Speriamo vada tutto bene. È un file vettoriale, quindi inciderò solamente i contorni. Questo è alluminio anodizzato. Ovviamente quello che incide in questo tipo di lavori è più che altro la vernice, quindi rimuove la vernice. E rimane poi il logo in negativo, quindi nella parte in cui non ci sarà più la vernice vedremo apparire il nostro logo. Probabilmente ci sarà da pulirlo, però in questo modo con questo filtro non si vede nulla, quindi aspettiamo che completi. In tutto richiede 47 secondi, già ne sono passati praticamente quasi tutti, siamo al 40%, quindi stacchiamo e lasciamolo completare. E allora, ok, non è centrato proprio benissimo, sembra quasi il tappo di una bibita, si è anche scaldato un pochettino. Va bene, comunque, incisione perfetta anche nei minimi dettagli, personalizzazione della mia torcia frontale, riuscita perfettamente e non è necessario neanche pulirlo. E ora vediamo di fare alcuni tagli su questa tavoletta di abete ormai massacrata. Proviene da una perlina, solitamente riesco a tagliarlo con incisori laser che abbiano questa potenza, con massimo 3 passaggi. Quindi proviamo a staccare un angolo sulla sinistra e ovviamente ho impostato 10 passaggi, ma staccherò appena mi accorgerò che il pezzo cadrà a terra. Quindi tutto sempre senza air assist. Andiamo. Quindi primo passaggio, sembra che già sia andato abbastanza in profondità. Siamo a 200 mm al minuto con il 95% di potenza. Questo è il secondo passaggio. Si vede chiaramente che in alcuni punti il laser è già passato, tipo in questo caso lo sta attraversando per intero. Proviamo a fare il terzo passaggio. Penso che in questo caso si staccherà senza problemi, quindi sono pronto pure ad interrompere l'incisione. Ok, completato, non si è staccato. Ma probabilmente è questione di... Sì, infatti è staccato. Perfetto, quindi c'era solo qualche micro pezzettino impercettibile, vi faccio vedere meglio. Quindi staccato perfettamente, appena l'ho toccato si è staccato. E dunque ragazzi, Atomos, che come sempre non delude, questa è la qualità eccezionale della fotografia. Questo è l'orologio che mi avete visto costruire, che a me piace tantissimo. Come vedete, i tagli sono riusciti perfettamente, quindi sia quelli grandi che quelli piccoli, per quanto riguarda la scritta Garage e Vespa, e per quanto riguarda la precisione delle incisioni. Guardate la nettezza delle linee, ma soprattutto guardate quanto è bella questa fotografia incisa sull'acciaio, ragazzi. Non tutti gli incisori laser riescono ad avere questa precisione, questa qualità fotografica, questo dettaglio. Taglio nei riempimenti. Ho scelto di fare una scritta proprio per dimostrarvi come è capace di fare riempimenti e linee definite anche in dimensioni così piccole, appunto sul metallo. Ma è riuscito a fare quindi anche il logo nella torcia tattica, bellissima la mia torcia personalizzata, anche se dovevo centrarlo un po' meglio. E per quanto riguarda il taglio sul legno da 1 cm, due passate e mezzo, poi un pezzo non si era staccato perfettamente, però comunque come incisore laser, essendo un Atomstack, ragazzi, c'è poco da dire. Quindi questo è il signor laser che ci permette di ottenere risultati eccezionali. Vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, andate a dare un'occhiata se vi piace questo incisore. Compratelo e otterrete questi risultati. Adesso vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione laggiù. Cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.